Ben ritrovati con Apulia TV a Minervino Murge. Suggestiva cittadina della provincia di Barletta Andria e Trani, nota anche come Balcone della Puglia per la sua posizione di dominio sulla valle dell'Ofanto, che domina dall'ultimo gradino calcareo che si affaccia sulla fossa premurgiana. Cominciamo il nostro viaggio alla scoperta di questa stupenda città da valle, dove subito meraviglia lo sguardo l'incanto della Grotta di San Michele. La Grotta di San Michele è una cavità carsica che risale a circa 2 milioni di anni fa, dall'immenso valore artistico e speleologico, probabilmente già frequentata in epoca paleocristiana ed oggi luogo sacro dedicato al culto di San Michele Arcangelo, perfettamente integrata nello splendore dello spazio circostante. Continuando a percorrere la strada della spiritualità minervinese, non possiamo non fare tappa al Santuario della Madonna del Sabato, edificata nel XVII secolo. La chiesa si erge su una grotta basiliana scavata nel tufo, dove fu trovata sul muro un'immagine della Vergine con il bambino tra una coppia di angeli, risalente al XV secolo. Secondo una leggenda, durante una battuta di caccia, un cane si infilò in un'apertura del terreno e non ne veniva più fuori. Guidato dai latrati dell'animale, qualcuno della comitiva si rese conto che si trattava di una grotta, nella quale fu appunto scoperta l'immagine sul muro. Da allora, la Madonna del Sabato fu proclamata patrona di Minervino. Ubicato in Piazza Moro, appartiene invece al patrimonio artistico e architettonico civile quello che in epoca antica fu il castello di Minervino Murge del XIV secolo, fortezza nel tempo ridotta a palazzo ed oggi sede imponente di Palazzo di Città. Sempre in Piazza Moro ci imbattiamo nella corte di Palazzo Caputi, un altro importante esempio di arte e architettura civile. Ritornando sulla strada della cristianità, lungo il nostro percorso, bella ed elegante è la chiesa cattedrale dedicata alla Vergine Assunta. Dalla facciata in pietra calcarea bianca, questa chiesa attrae l'attenzione per la bellezza del suo rosone in tipico stile romanico, i tre portali in stile rinascimentale e, sulla sinistra, il campanile, anch'esso in chiaro stile rinascimentale, edificato a seguito di un crollo della struttura. Al suo interno sono da menzionare il tetto a capriate lignee, l'arco in tufo raffigurante i sacri misteri e, sull'altare maggiore del XVIII secolo, un tempietto in marmo che conserva all'interno il Santissimo Crocifisso, pregevole opera lignea del XVII secolo.
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Minervino e sbuchiamo di fronte alla Torre dell'Orologio Vecchio, della fine del 1400, sulla cui parete sud è ancora ben visibile lo stemma della famiglia del Balzo, raffigurante lo scudo gentilizio sorretto da due orsi. Immergendoci sempre più nel cuore della città vecchia, scopriamo il borgo antico meglio noto come Sheshola, termine di origine araba che vuol dire labirinto, a indicare appunto l'intersecarsi delle stradine e dei vicoli di questa Minervino. L'impianto del borgo Sheshola è indubbiamente medievale, caratterizzato da scorci incantevoli che si alternano a squarci suggestivi che aprono la vista allo spettacolo della Murgia. E proprio in questo borgo ha sede la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Tra le più antiche della città, la piccola chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è dotata di un solo altare in breccia corallina e custodisce all'interno un'immagine della Vergine con il Bambino che la lega indissolubilmente alla grotta di San Michele. Nuovo esempio di arte e architettura civile è Palazzo Corsi, di cui ammiriamo in particolare la curata e bella balconata superiore. Ma le meraviglie di questa città non sono ancora finite. Continuando il nostro cammino, ecco servita al nostro sguardo la Chiesa dell'Immacolata, costruita verso la fine del XVIII secolo. Costruita su una piccola chiesetta precedente, l'Immacolata ha pianta a croce latina e, lungo le pareti, è arricchita da ben 8 tele raffiguranti vari episodi della vita della Vergine. Sempre all'interno dell'Immacolata, infine, vi è una pregevole statua della Vergine scolpita in legno nel 1745 dallo scultore Colucci. Più rappresentativi di Minervino, un posto di particolare rilievo è occupato certamente dalla torre quattrocentesca, costruita nella metà del 1400. In origine osservatorio, la torre è una costruzione massiccia dalla pianta circolare e dotata di mura spesse ben 3 metri circa. All'interno, i diversi piani sono collegati tra loro tramite scale mobili per motivi difensivi. Giungiamo a questo punto alla villa comunale, cuore verde di Minervino, dove ammiriamo il faro votivo, edificato in epoca fascista ed inaugurato nel 1932 per la commemorazione dei caduti fascisti. Dopo la fine del regime, rischiò di essere abbattuto, ma poi ne furono eliminati i simboli fascisti e passò a essere monumento commemorativo dei martiri di tutta la Puglia, come si legge sul frontone. Alto ben 32 metri, sulla sua sommità, fino a poco tempo fa, si poteva ammirare una lanterna donata dal Ministero della Marina Mercantile, in grado di irradiare il suo fascio luminoso su un raggio di circa 80 km. Oggi, l'originale, è stata sostituita con una lanterna di minore potenza. Tra i
maggiori esempi di arte e architettura religiosa non possiamo non menzionare ancora la Chiesa dell'Incoronata, costruita su un'antica cappella dedicata a San Marco Evangelista, grazie alle opere dei fedeli. All'interno, la Chiesa dell'Incoronata si caratterizza per l'altissima volta e conserva all'interno un prezioso altare in marmo e, proprio sulla porta d'ingresso, una grande tela del Settecento che raffigura la resurrezione di Cristo e è portata qui da un'altra chiesa. Chiesa del Carmine, nota anche come Chiesa di Sant'Andrea e posta proprio a ridosso della cinta muraria, fu edificata per volere della famiglia Totano. La facciata di questa chiesa è rigorosa e molto semplice, arricchita da decorazioni sobrie ed essenziali. All'interno, bellissime sono le cupole, ornate da stucchi e decorazioni floreali. Infine, in piena piazza Gramsci, ammiriamo la chiesa di San Michele, dalla caratteristica pianta ottagonale. Ma Minervino è ancor più di questo. Non solo arte, cultura e architettura, ma anche e soprattutto paesaggio. Non possiamo lasciare questa città senza ammirare lo scenario del lago Locone, un invaso artificiale con diga in terra battuta, la seconda più grande d'Europa, posto proprio nella parte bassa del bacino del fiume Ofanto. Habitat ideale per aironi, cormorani, svassi e falchi, il paesaggio è ricco di vegetazione in cui è possibile pescare black bass, carpe e ciprinidi.